La mostra Audrey a Roma Esterno Giorno alla Rapacis è un'iniziativa del Club Amici di Audrey e l'ideatore e curatore della mostra è Luca Dotti, secondo il genito di Audrey. E queste immagini meravigliose sono state selezionate una ad una da Luca. È un bellissimo omaggio alla città, un bellissimo tributo e sono sicura che avrà un grandissimo successo anche per UNICEF. Il legame con Roma e con mamma iniziò molto presto, perché iniziò con il suo primo film di successo che la portò all'Oscar. Roma la adottò come la principessa in Vespa di Vacanze Romane e mamma ricambiò questo amore, perché la semplicità dell'affetto che visse a Roma le permise di essere se stessa. Sono molto commosso da questa mostra. Innanzitutto Roma. Roma è una città organica e importantissima nella nostra famiglia ed eccoci 40 anni più tardi a celebrare la sua vita a Roma, a celebrare questi scatti rubati che oggigiorno rendono qualcosa di molto importante a lei, alla città. E poi secondo me ovviamente la parte più importante è che questa mostra e i proventi di questa mostra vanno al nostro nuovo club creato presso l'UNICEF Italia, Amici di Audrey. È un progetto importantissimo nel Chad, educazione, nutrizione. Il Club Amici di Audrey è un club nato un anno fa ed è un gruppo di donatori che affiancano UNICEF nel progetto contro la mortalità infantile, cosa che noi sottolineiamo perché per noi è importante questo, continuare a fare quello che faceva Audrey e quindi beneficenza per i bambini. E questa mostra lo permette, quindi speriamo veramente che siano in tanti a visitarla. Sempre amava dire che l'UNICEF gli aveva dato l'opportunità di mettere insieme due aspetti importanti della sua vita: il cuore di mamma insieme anche alla star, perché era la star che gli permise di aprire le porte dei potenti del mondo che potevano fare una differenza. Beh, Audrey Hepburn è stata la più grande ambasciatrice dell'UNICEF, resterà sempre il simbolo della nostra organizzazione. Ho avuto la fortuna di conoscerla perché nel 1989, quando ero un giovane volontario dell'UNICEF, lei venne a Roma a incontrare centinaia di sindaci italiani proprio per raccontare ai sindaci la sua esperienza. Era appena rientrata da un viaggio in Africa e fu un'emozione straordinaria, anche perché lei dedicava la giusta attenzione a tutti, cioè alle grandi autorità ma anche ai giovani volontari come me, per cui sicuramente fui colpito dal suo fascino anch'io come tutti, e oggi con Luca, Sean, i suoi due figli siamo sicuramente proiettati verso tante iniziative che in nome di Audrey faremo per l'UNICEF e per i bambini. There may be a deficit of resources but not of will, and that is not always true about our countries. We have the resources but not always enough human will.